I russi hanno trovato non poche difficoltà in Ucraina. La strada verso Kiev si è rivelata più ardua del previsto. Per questo motivo, i russi hanno deciso di concentrare i loro sforzi a sud e a est del paese. La lotta nel Donbass si fa più che mai accesa. L'obiettivo principale nella zona è la città di Mariupol. Mariupol sembrerebbe solo un centro di discrete dimensioni sul Mar d'Azov. La città invece ha una grande valenza strategica. Prima di tutto da un punto di vista territoriale. Conquistando Mariupol, la Russia garantirebbe continuità territoriale tra il Donbass e la Crimea, già occupata nel 2014. In questo modo si potrebbe rendere sicuramente più semplice la logistica nel proseguo delle operazioni in quest'area. Inoltre, con la sua cattura, si assicurerebbe un centro dal grande valore economico. Mariupol possiede importanti industrie metallurgiche. È un porto ad acque profonde, fondamentale per esportare materie prime come grano, acciaio e ferro. C'è anche un motivo di carattere simbolico. Nella città è nato il distaccamento autonomo operazioni speciali Azov, meglio noto come Battaglione Azov, un'unità con simpatie neonaziste. Conquistare la loro città sarebbe un grande colpo per la propaganda di Mosca. I russi hanno un rapporto particolare con la guerra urbana. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i sovietici guadagnarono grandi conoscenze in questo ambito. Battaglie come quella di Königsberg, Budapest e Berlino insegnarono ai russi alcune lezioni. Per conquistare una città bisogna avere un rapporto di forza di almeno 4 a 1 per l'attaccante. È necessario poi un effettivo accerchiamento e un'attenta attività di ricognizione intelligence della città prima dell'operazione. L'attacco della città deve essere compiuto da piccole squadre di fanteria ben coordinati con artiglieria, carri e aeronautica. Il pensiero strategico sovietico, tuttavia, cambiò nel corso degli anni. In caso di guerra con la NATO, i sovietici prevedevano che gli occidentali avrebbero preferito aprire le loro città piuttosto che sottoporle a distruzione certa. Per questo motivo, per i russi lo scenario urbano presentava solo due casi. Se la città era ben difesa, si lasciava indietro e si proseguiva. Se la città era sguarnita, i soldati entravano in formazione per mostrare al nemico tutta la propria potenza. Con questa errata convinzione, i russi subirono gravi perdite la prima volta che tentarono di prendere Grozny durante la guerra in Cecenia. Da quell'insuccesso rivisitarono il loro approccio alla guerra urbana e conquistarono Grozny qualche anno dopo. La seconda volta attuarono un pesante bombardamento della città, proprio come fece l'Armata Rossa con i centri tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Una volta indeboliti i capisaldi di resistenza, sarebbero intervenuti piccoli gruppi di soldati supportati da fuoco aereo ed artiglieria. Se volete sapere di più su Grozny e come i russi conquistano i centri urbani, ho fatto un video un po' di tempo fa. I russi si sono avvicinati a Mariupol, tenendo in mente l'esperienza maturata nei decenni passati. Gli analisti occidentali affermano infatti che, differentemente da altre situazioni, i russi si aspettavano una resistenza ed erano preparati a combattere. Le forze di Mosca iniziarono da subito a tagliare ogni comunicazione con l'esterno, chiudendo in una morsa la città. Contrariamente a quanto successe a Kiev, i russi utilizzarono tutto il loro potenziale. Mossero da est per tenere impegnati i difensori. Gli ucraini pensavano di essere riusciti a bloccare l'attacco principale, ma non era così. I russi sferrarono il vero attacco ad ovest, con le truppe in arrivo dalla Crimea. A queste forze si aggiunsero quelle sbarcate dalla Marina russa, poco a ovest della città. Questa si chiama Maschirovka, una pratica utilizzata da secoli nella storia militare russa. La Maschirovka sostiene l'inganno e la sorpresa sul campo di battaglia. Dopo qualche difficoltà iniziale, i russi formarono gruppi d'attacco combinati di fanteria, forze speciali e corazzati per attaccare gli edifici.
L'avanzata fu lenta e preceduta sempre da pesantissimi bombardamenti. L'assedio provocò l'esaurimento dei generi di prima necessità, dell'elettricità e dell'acqua. Questo indebolì i difensori, ma anche la popolazione civile di Mariupol, che soffrì terribilmente queste mancanze e i continui bombardamenti. Le bombe russe miravano a togliere ogni possibilità di movimento e coordinazione alle truppe ucraine. Distruggendo le vie di comunicazione cittadine, le forze ucraine furono chiuse in sacche che non potevano comunicare tra di loro. I russi avanzarono lentamente, circondando le isolate unità ucraine. A quel punto le annientavano o le costringevano alla resa. Quest'ultimo fu il caso della 36ª Brigata di Fanteria di Marina, di cui furono catturati diverse centinaia di membri, compreso il comandante. A questo punto rimaneva solo una sacca, situata nelle acciaierie Azovstal. Lì dentro erano arroccati elementi dell'unità più in visa dai russi, il reggimento Azov. L'impianto delle acciaierie comprendeva una rete di tunnel ideale da utilizzare per difendersi. I soldati ucraini nell'impianto rifiutarono ogni ultimatum da parte dei russi e si prepararono a combattere ad oltranza. Putin disse che lo sforzo principale era fatto. E quindi venne ordinato un blocco delle acciaierie. Questa mossa avrebbe dovuto provocare una resa per mancanza di rifornimenti. In compenso, i russi iniziarono un pesantissimo bombardamento aereo sull'area. Dopo qualche giorno di inattività, i russi tentarono di entrare nell'impianto. Gli ucraini asseriscono che un elettricista abbia dato ai russi informazioni sui tunnel sotto l'Azovstal. Nonostante alcune sortite, furono i difensori alla fine a cedere. Gli ultimi superstiti ucraini si accordarono per la resa con i vertici russi. Vennero catturati centinaia di soldati ucraini a Mariupol. Alla fine i russi conquistarono la città. Le perdite non furono esigue, ma le operazioni condotte a Mariupol sono il risultato di una pianificazione e coordinazione sicuramente superiori a quelle viste in altri settori delle operazioni. A differenza di Kiev, Mariupol venne trattata come una città ben difesa che doveva essere conquistata e non come una città aperta che aspettava i suoi salvatori. I russi utilizzarono elementi distintivi della loro dottrina militare, dimostrando di riuscire a tenere in piedi un approccio pluriarma nelle operazioni. Gli ucraini, d'altra parte, si difesero strenuamente, rallentando la presa della città. Il fronte, tuttavia, era troppo lontano per consentire una rottura dell'assedio. Alla fine gli ucraini dovettero capitolare, perdendo truppe preziose per il proseguo del conflitto. Putin aveva avuto la sua prima grande vittoria della guerra. Entrambe le parti sapevano però che sarebbe stato il Donbass a decidere le sorti della loro lotta. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi le prossime parti della campagna russa in Ucraina. Mettete anche mi piace e condividete il video, aiuterà immensamente il lavoro di questo canale. Alla prossima!